Buongiorno, oggi siamo qui in presenza del professor Michele Muscolo e oggi volevamo chiedere proprio come l'aggiornamento per i professionisti nel settore, in questo caso patrimoniale e finanziario, e quanto oggi la tecnologia diventa qualcosa di veramente utile per i professionisti. La tecnologia ormai è utile per tutto, detto da uno che ha passato i 40 anni da un po'. È ovvio che fare formazione, parlare di pianificazione patrimoniale, di questo stiamo parlando, in un'aula universitaria è un conto, perché si possono dire delle cose, si insegna il diritto, ma questo già si studia all'università. Poi bisogna tenere continuamente aggiornati questi temi. E purtroppo non si può fare ogni momento chiamare, venite all'università, facciamo. Quindi la tecnologia e la formazione a distanza cosiddetta è importantissima perché permette di tenere in continuazione aggiornato un professionista. Parlo di un notaio che una volta faceva 100 atti immobiliari al mese, adesso ne fa uno e quindi si deve riciclare. Dove si ricicla? Nella pianificazione patrimoniale. Purtroppo ci sono notai e notai, nei piccoli paesi, i notai dei piccoli paesi non sono come quelli delle grandi Ma città. poi diciamo che il concetto che oggi, rispetto a una volta che si mangiava questo termine formazione continua, oggi è proprio una necessità di acquisire una conoscenza per applicarla, perché nel momento in cui voglio rimanere sul mercato, devo avere questo. E Fidartis è un obiettivo, è proprio questo, di Fidartis, seguita da lei con i suoi soci, corretto? Uno degli obiettivi di Fidartis è questo, dare questa formazione, questi aggiornamenti continui e supportare i professionisti, i vari professionisti, sia della consulenza, come diciamo noi, patrimoniale, finanziaria, patrimoniale. Quando parliamo di patrimonio, ricordiamo che il patrimonio è fatto da tanti asset, la finanza, quindi l'asset liquido, gli immobili. Poi abbiamo le partecipazioni societarie, poi abbiamo le opere d'arte, poi abbiamo le barche, gli yacht, Monte Carlo è pieno di barche, yacht, cioè, quindi il patrimonio è questo. Spesso si fa l'errore di considerare patrimonio soltanto la parte finanziaria, che rappresenta in media il 25% di un patrimonio notevole. Tutto il resto va gestito secondo le leggi attualmente vigenti, o che cambieranno e che cambiano in continuazione. Quello Fidartis, per rispondere a questa esigenza, ha messo al centro la formazione per i professionisti, per dare sempre quel supporto in modo tale che il continuo evolversi delle normative sia in grado di applicarle, leggere e interpretarle in maniera corretta e dare un servizio al cliente finale per gestire il proprio patrimonio e allo stesso tempo avere il professionista con la sicurezza necessaria per farlo. Assolutamente sì, uno degli obiettivi è uno degli obiettivi di Fidartis è questo. Fidartis fa un'altra cosa però, fa realmente le operazioni, quindi dà la consulenza per costituire una società, per effettuare un'operazione di trust, quindi di protezione patrimoniale e passaggio generazionale, per vedere qual è la formula migliore per un passaggio di liquidità al figlio. Quindi Fidartis si muove su due direttive: formazione voluta, continuo aggiornamento e presenza fisica attraverso i suoi professionisti di riferimento per tutte le operazioni che poi devono essere fatte, la formazione e la teoria, poi però ci deve essere qualcuno che le mette a terra, come si dice, no? Quindi che Perfetto. costituisce la società. Allora, questo nuovo progetto formativo che partirà a breve online e poi anche fisico e poi anche live, perché si vede in tre momenti, macro momenti, online, poi momenti con gli esperti e poi presso con la sede fisica, come una volta, mette insieme un progetto che risponde alle esigenze che abbiamo appena detto in questo momento. Assolutamente sì, questo è il nostro obiettivo, poi ci riusciremo, non ci riusciremo, io penso di sì perché siamo un gruppo di professionisti, ma più che professionisti siamo un gruppo di amici, lavoriamo insieme da tantissimi anni, ognuno con le sue caratteristiche, è difficile far coesistere delle prime donne in qualsiasi campo, lo sanno tutti, e quindi bisogna essere amici, con l'amico si fa tutto, se no continua a diventare. Ci sono il mio network di professionisti, diciamo, mi vanto, mi onoro di avere con me alcuni fra i principali professionisti italiani, in tutti i settori, civilistico, penale, ce ne sono altri, però
bravissimi altrettanto, ma non fanno parte del almeno ufficialmente. Però possiamo dire che l'aspetto fidarti, sfiducia vanno molto insieme, perché diciamo che il network di professionisti che sta a supporto di Fidartis è, diciamo, conclamato, conosciuto da anni di esperienza di migliori professionisti che ci sono sul mercato patrimoniale e finanziario. Assolutamente sì, assolutamente. Direi che io ringrazio il professore e un augurio. Grazie. Del progetto che partirà a breve. Grazie. Grazie.